Oggi proviamo a vedere, andando tranquillamente alla velocità consentita, da Perugia a Creti, per vedere quanto ci vuole e quanto ci vorrà una volta che avremo realizzato la nuova stazione alta velocità. Continua a far discutere la stazione alta velocità Medio Etruria. Ad accendere le polemiche adesso questo video realizzato dall'assessore regionale alle infrastrutture e ai trasporti dell'Umbria, Enrico Melasecche. Un filmato diffuso tramite social che mostra il tempo di percorrenza in auto da Perugia a Creti, posizione indicata da RFI, gradita dalla Regione Umbria a scapito dell'alternativa di Rigutino, molto più vicina ad Arezzo e storicamente caldeggiata dal Comitato Sava. Siamo arrivati dove siamo? A Creti, 35 minuti, una velocità molto tranquilla. Il tempo di percorrenza Perugia-Creti, dunque, secondo l'assessore Umbro, sarebbe 35 minuti e proprio su questo punto interviene il comitato. Questo video è molto curioso perché comunque, come si vede inizialmente, l'assessore Melasecche dice appunto di voler testare questa percorrenza fra Perugia e Creti, rispettando poi i limiti stradali, e appena dopo pochissimi secondi si vede appunto il tachimetro dell'auto in cui viaggia Melasecche che segna 115 km orari, che è certamente una velocità al di sopra dei limiti consentiti, e già lì subito il primo autogol. E poi arriva a Creti, al cartello Creti, neanche nella location poi della stazione, ma solamente nel paesino di Creti. Ora, questo è stato un test, cioè senza traffico e non in orari poi durante di punta, eccetera. Basta guardare qualsiasi notiziario su internet per vedere poi vari rallentamenti, incidenti che avvengono purtroppo nel raccordo Perugia-Bettolle. Quindi questi 35 minuti non sono veritieri assolutamente.